Sì, sono giornate dedicate all'ambiente. 4 giorni dal 7 al 10 luglio 2022, fortemente volute dall'amministrazione di Parghelia, in particolare dal sindaco Landro e dal vice sindaco assessore Tommaso Belvedere, ma da tutta l'amministrazione, devo dire, appoggia questa iniziativa molto importante perché oggi, come oggi, l'argomento principe è l'ambiente. Cosa si vuole fare in questa manifestazione? Una serie di eventi che termineranno nelle 2 ultime serate con una tavola rotonda dal titolo "I problemi li conosciamo, le soluzioni no". Ruota su questo titolo la manifestazione. Ogni evento è legato a "i problemi li conosciamo, le soluzioni no". Quali sono questi eventi? Poesia, fotografia, racconti brevi, una mostra alla quale sino ad oggi partecipano, sappiamo di sicuro, pittori internazionali provenienti da tutti i continenti, certamente la maggior parte sono italiani, e una mostra fotografica oltre al concorso fotografico dove si parla di ambiente. Tutto questo perché? Perché serve alle forze politiche per essere sensibilizzate su quello che sono i problemi che attanagliano i cittadini ogni giorno, ma anche e innanzitutto per seminare nel terreno più importante che è quello dei giovani, ai quali bisogna dare un futuro certo, sicuro e pieno di vita.